Pesco Costanzo, settima tappa o evento di avvicinamento al 14° Festival dei Borghi più belli d'Abruzzo, che si terrà in settembre a Bateggio e Caramanico. Appuntamento sabato 18 giugno tra le botteghe artigiane, ferro battuto, oro con filigrana, merletti a tombolo con tanto di museo e per finire visita al bosco di Sant'Antonio, una grande faggeta di oltre 550 ettari da 35 anni, area protetta. Vivremo una giornata all'insegna anche della visita presso i luoghi dell'artigianato, quello più importante d'Abruzzo, dal fabbro, dall'orafo, da chi fa la lavorazione del tombolo. Insomma, vivremo veramente un unicum di esperienze, ma la cosa più bella è che lo vivremo con due esperti, da Stefano Cianciotta, che non ha bisogno di presentazione perché è un esperto di comunicazione a livello nazionale, oltre che occuparsi di Abruzzo Sviluppo, e poi della senatrice Pellegrino, che verrà a stare con noi due giorni a Pesco Costanzo, ed è lei l'estensrice della proposta di legge nazionale che riguarda proprio la bellezza. Ci teniamo a far conoscere il nostro borgo, il nostro territorio, anche per destagionalizzare l'afflusso turistico che riceviamo nel nostro borgo. Questa sicuramente è una delle occasioni più importanti da cogliere. Pesco Costanzo, insieme agli altri 28 borghi certificati tra l'Abruzzo e il Molise, oramai sono inseriti in un circuito di interesse non solo regionale ma soprattutto nazionale, e lo vogliamo proiettare a livello internazionale. Lo facciamo in attesa del Festival Nazionale che ci sarà il 9, 10 e 11 settembre tra Bateggio e Caramanico Terme, ma vivremo anche delle esperienze ulteriori, perché Pesco Costanzo rappresenta anche il luogo dove nasce e vive un maestro di eccezione del mandolino, e che noi coinvolgeremo appunto nel Festival Nazionale.